Amici e amiche, benvenuti. Benvenuti in questa che vuole essere una nuova serie su Crusader Kings 3. Chiaramente tutto ciò è venuto completamente a caso e sarà un bel problema per quanto mi riguarda per le registrazioni del resto di tutto ciò che devo fare. Abbiamo ancora qualcosa in sospeso chiaramente, ma do il benvenuto a voi abbonati. Do il benvenuto a voi perché questa serie sarà, diciamo, in anteprima per un po' di episodi solo per voi abbonati. Mi rendo conto che una serie su Crusader Kings 3 non sia, diciamo, il main, la cosa più importante del canale, e mi rendo però altrettanto conto che questo canale è partito con Stellaris, è proseguito con Europa Universalis 4. Abbiamo esplorato tanti strategici con poi sempre più sportivi fino ad arrivare in realtà all'unico grande sportivo che è Prosecco Manager. Ora, i tanti di voi che sono abbonati o per un regalo o per un, in realtà, scelta propria, di cui vi ringrazio, su Prosecco Manager. Nonostante questo possa essere un volano incentivante fare una serie di Prosecco Manager quasi esclusivamente per gli abbonati, ecco, a questo punto io vi direi che in realtà voglio provare a espandere e a esplorare questa possibilità con Crusader Kings 3. Piccolissima premessa, poi ci buttiamo in game immediatamente. Ho già selezionato già l'idea di quale conte andare a prendere, in realtà neanche duca, conte. Io con Crusader Kings 3 ho 10 ore di gioco all'attivo, con il 2 ne ho forse una ventina, ho tante ore di guardato gente che gioca Crusader Kings 3, vorrei trasformarle in giocate quelle ore, ok? Perché è un titolo veramente accattivante, è un titolo veramente interessante, è sempre in espansione, il parco dei DLC è come al solito di paradossiana memoria, lungo. Ne sono già pronti due da uscire, che devono uscire, uno mi sembra tra una ventina di giorni, che espanderà, diciamo, il discorso di Bisanzio, quindi mi interessa sì, ma relativamente, e uno verso la fine, il quarto quarto del 2024, quindi probabilmente sarà novembre-dicembre, che darà la possibilità di giocare con un re senza terra, con un principe, con un duca, con un conte, con insomma un nobile senza terra, e sarà molto interessante. Questa cosa qui la vorrei poi esplorare quando sarà. Quindi questa è una sorta di serie di rimettiamoci sotto con gli strategici e impariamo qualcosa su Crusader Kings 3. Quindi facciamo una nuova partita, spero che non si impalli niente, perché ho speso più tempo del previsto a sistemare il gioco, la diciamo difficoltà, scusatemi, la registrazione è una difficoltà. Quindi io direi che ci spostiamo come data di partenza l'867 d.C. Ovviamente siamo in un periodo successivo alla caduta dell'impero romano, sono passati ormai 4 secoli, quindi diciamo che siamo in un momento importante. Ci vengono un po' dati delle possibilità di giocare con degli inizi storici interessanti, con Rurikid, Tropper, amico mio, qui nel nord, con Almosharpad in quella che può essere definito re di confederazione Moghiera, quindi sorta di Romania, potremmo definire Moldavia, Romania, solo quelle parti lì, conte Oddone, conte di Anjou, con le uniche due terre, con un Hastings, con i Jarl Hastings, conte di Mortagiù, e con Daruma Daura, contessa di Daura, piccolissimo paesino in mezzo all'Africa. Ma noi possiamo partire con i Carolingi addirittura, perché chiaramente qua siamo alla morte di Luigi il Pio, l'ex grande impero carolingio venne diviso in tre regni separati, in Francia orientale, occidentale e centrale. Da allora non ci interessa, perché non prenderemo le sorti di nessuno di loro, ma in realtà interagiremo con qualcuno di loro, con Re Luigi II, re d'Italia, di più o meno tutta Italia, scusa, ovviamente Roma, il Lazio e il Sud, che è in mano, se non ricordo male, andiamo a vedere, sia a
In parte bizantini, in parte dovrebbe esserci già un qualcosa di arabo, vediamo. Ma noi facciamo gioca con un sovrano qualsiasi nell'867. O crea il tuo, non voglio creare il mio perché secondo me è troppo palloso, devo stare lì, cioè, o meglio, non è palloso, è molto figo, ma non ho un'idea di gameplay. Ora, quello che vorrei fare è anche cercare di essere un po' più nel ruolo, giocare un po' di ruolo, insomma, in maniera GDRistica. Troppe R, amico mio. Troppe R. Ok. Zoomiamo, zoomiamo. E io direi che, ragazzi, non potremmo che non partire con Conte Alberico di Lombardia, cattolico di nazionalità, di cultura cisalpina. Qui è la casata Milano, lavoro tramite Dio, questo è il motto, Conte Alberico. Siamo senza eredi, quindi partiamo già con un problema, con la contea di Lombardia e quella di Como in realtà, tutte e due, non ce n'è solo uno. Saremo chiaramente con il nostro signore Re Luigi II il Giovane, d'Italia, 32 anni, noi abbiamo 27, contro il diritto di Lombardia e vassallo, e siamo irrazionali zeloti, che è molto zelante, molto più spesso su un'area difensiva contro guerre sante. Quindi noi abbiamo diciamo una personalità molto zelota, quindi siamo devoti alla Chiesa Cattolica, e noi dobbiamo cercare, io dovrò cercare di diciamo rendere effettiva questa cosa. Non è sposato, siamo in Lombardia. Livello del regno, contea feudale. Quindi direi di non perdere altro tempo. Ho esplorato un po' le altre parti, anche Pavia in realtà. Però Pavia dovrebbe ricadere interamente sotto il nostro buon Luigi, erede di Lotaringia. Beh, queste sono l'eredità. Regno d'Italia, casata Carolingia. Lui è francese in realtà. Però vedete che Pavia, Parma me la fa prendere. Tutta questa parte qui, Monferrato, che è Conte Olderic di Monferrato, anche lui è francese in realtà. Qua c'è un principe vescovo, Deutemiro. Ah, è in italiano, ragazzi. La mod in italiano la potete scaricare da Steam, assolutamente. Non perdiamo altro tempo, andiamo in game. Conte Alberico, Lombardia. Ok, ora, appena partiamo, abbiamo già un erede in realtà. Quindi, meglio. Abbiamo già un erede, vediamo che in realtà. Vedete che qua la contea di Pavia è in mano a Re Luigi II. Allora, la contea e il ducato di Pavia, e Pavia in generale, il pavese, è sempre stata, diciamo, una parte importante, forse anche più importante di Milano a livello politico. Ecco, badate bene, non sto parlando di una importanza a livello economico, che chiaramente Milano dai tempi dei Romani è sicuramente molto più importante, molto forte, ma chiaramente spesso e volentieri, diciamo anche in età un po' più avanzata, qua siamo nell'867, io parlo anche di tra 4-5 secoli, i regnanti di Milano, i signori di Milano, arriveranno spesso e volentieri dall'altra parte pavese. Però, fatto questa piccola digressione storica, andiamo a vedere il nostro personaggio. Eccolo qui, Conte Alberico, andiamo a vedere i tratti. Quindi noi dobbiamo cercare di gestire questo discorso dei tratti, noi dobbiamo cercare di giocare un po' di ruolo, come vi ho detto, quindi fatemi sapere nei commenti se la cosa vi può piacere. Siamo iracondo, quindi ci incazziamo spesso. Bene, Alberico è improntato all'ira e alla furia. Io direi che come primo personaggio di partenza mi proprio niente, sono io. Ok, questo ci dà competenze militari, un bel più 3, meno 1 di intriga e diplomazia, abbiamo un più 20 di paura naturale, quindi facciamo paura alla gente, molto bene. L'opinione dei vassalli, cortesi meno 10, assetati di gloria più 5, i parrocchiali meno 10. Ok, siamo però zelanti, quindi la fede religiosa arde luminosa nell'ambito di Alberico, quindi qua vediamo già qualcosa che in realtà va un po' a interferire l'uno con l'altro, quindi siamo incazzatissimi, ma anche zelanti, adoratori di Dio. Questo ci dà un più 2 in competenze militari, che schifo non fa, anche più 20 di pietà mensile, più 20%, quindi top, e siamo lussuriosi, perché chiudiamo il cerchio delle contraddizioni del nostro Alberico e siamo lussuriosi, i desideri carnali infiammano il cuore di Alberico. Quindi ci dà un più di un incarico,
più 25% di fattività devono avere. Mary, io te lo faccio pucciampo in giro, però devi stare attento a mettere in cinta le persone sbagliate. Vabbè. Potere del complotto di sedurre più 10, opinione per tratto in comune più 10, opinione invece per casto meno 10, tratto peccaminoso però per i cattolici. Quindi questo ci dà un meno 10 nella fede, un meno -0.1 al mese di pietà. E le opinioni dei vassalli zelotti meno 10, nonostante qua noi nelle opinioni dei vassalli zelotti abbiamo più 15, quindi in realtà ci va un po' a sistemare il discorso degli zeloti, cioè non abbiamo un più 15 ma abbiamo semplicemente un più 5. Abbiamo due titoli, la contea di Lombardia e quella di Como, la linea di successione Enrico di Milano. Ora, il nome Conte Alberico di Lombardia, noi siamo della casata di Milano, non so se possiamo eventualmente cambiare il nome. Sì, possiamo cambiare il nome, assolutamente. Personalizza la casta, noi possiamo cambiare completamente tutto, magari più avanti penserò di fare questo tipo di discorso per cambiare anche il nome di Milano. Ok, abbiamo il Biscione qui chiaramente come titolo principale, abbiamo due figli in realtà, ne abbiamo due, Enrico di Milano 10 anni, erede figlio, e Riprando di Milano che probabilmente dovrà erede della contea di Como, questa della contea di Lombardia, dovremmo fare assolutamente prete as soon as fucking possible, vale? Solo due anni, quindi va bene. Ora, i consigli mi interessano, ma fino a un certo punto. Possiamo rendere omaggio al nostro imperatore, e dovremmo farlo, per aumentare la sua lealtà nei nostri confronti, che in questo momento è meno 46, perché siamo di culture differenti, noi siamo lussuriosi ed è un peccato, è un problema, il livello di stress è basso, possiamo aprire il barbiere, ricordi, lo stile di vita per ora nessuno, è una cosa che dobbiamo andare anche a gestire ovviamente. Richiede un'udienza al signore, non ho problemi in questo momento, non ho problemi per dover chiedere al nostro signore. Attività disponibile, gran torneo e stile di vita. Allora, stile di vita lo andiamo a scegliere, noi abbiamo come tratto maggioritario in realtà il marziale, però abbiamo più vantaggi nell'amministrazione, nonostante siamo dei cessi totali nell'amministrazione. Abbiamo uno in stewardship. No, questa è diplomazia. No, scusatemi, nell'amministrazione abbiamo 10, nella media. Siamo molto bravi in competenze militari, nella media nell'intrigo, brutti in eruditi. Abbiamo una maestria 7, che è scarsa. Abbiamo una diplomazia 1, che è terribile. Cioè, non parliamo con nessuno perché è meglio. Siamo a parte una guerra al minuto. A questo punto ci prendiamo l'amministrazione più che altro perché abbiamo un vantaggio. E abbiamo già meritocrazia, reclute numerose, presto perdonati, non capivo, e stare in riga. Deve essere la migliore unità di inizio fazione, va molto bene, molto bene. Allora, abbiamo focus sulla ricchezza, il dominio o il dovere? La ricchezza ci dà più 10% di tratti mensili, più 3 amministrazione, quindi andrebbe a 13, o dovere ci dà consenso agente nemico meno 5, ministero più 1, ma focus no, metterei focus in realtà sulla ricchezza per questi 5 anni, e iniziamo a guadagnare un po' più di soldi, più 1,6 al mese, che è veramente poco, ma ci sta. Per quanto riguarda invece il discorso del torneo, non ci interessa. Andiamo a rendere omaggio al nostro signore. Questo ci farà, ci darà, ci costerà 50 di prestigio. Ne abbiamo 4,50. Abbiamo un più 0,5. Come pietà siamo letteralmente fermi. 0,06 al mese. E notorietà 0,31. Il livello di splendore 40 è sconosciuto. Dobbiamo fare progressi verso insignificante. Va bene. Ok, direi che andiamo a rendere omaggio, quindi svam, gli diamo dei soldi, offriremo dell'oro, più che altro perché il nostro signore penso accetti assolutamente dell'oro. Ci costerà 50, non poco, ma andiamo. Qua ovviamente partirà il viaggio dovremo gestire. Allora, tempo di viaggio 39 giorni, pericoli, alta probabilità, pericolo, luoghi e media. Allora, dato che dobbiamo andare a Torino, quindi il viaggio è questo, e ci saranno un po' di montagne da attraversare qui per arrivare
effettivamente alla vecchia Augusta Taurina Orm, io direi di prendere sicuramente delle guardie mercenarie, costerà ancora di più, ma ci proteggeranno, ed eventualmente un alpinista. Infatti vedete che i pericoli del posto si azzerano e io direi che possiamo far partire, iniziamo il viaggio, costa 12 e andiamo. Il viaggio partirà appena molliamo gli ormeggi, ovviamente, appena molliamo a tasto di pausa. Qui abbiamo, non siamo approvati dal nostro vescovo suffraganeo, quindi riprendo di Lombardia, lui cosa ha in mano? Nulla, influenza, devo fare lo sway, non ci interessa. Puoi creare un encomio, se è di sotto il numero massimo di encomi uno dei tuoi cavalieri può essere nominato cavaliere acclamato, direi di attendere, non ci interessa ora. Un tutore, ecco, per nostro figlio, il capo delle spie, poi andiamo a vedere anche il consiglio. Claudia, Tenufo cortigiano, molto bravo nell'amministrazione, competenze militari 10, tipo 92. Ecco, forse il capo delle spie può essere la scelta migliore, forse. Oberta, sto guardando i valori, sono più o meno simili, potremmo farlo semplicemente noi, diventerà un asino totale in diplomazia. No, non voglio fare Claudia, capo delle spie, invia la proposta. Quindi perfetto, andiamo a vedere il consiglio che mi pare si vedeva da queste parti. Quello qua, consiglio, abbiamo la contessa Cornelia, che è nostra moglie, immagino, esatto, moglie contessa, soddisfatta, empatica. Ok, noi invece siamo un po' scazzosi come al solito, il paesaggio dietro è ovviamente cambiato perché noi siamo in viaggio. Più 18, meno 6 dal vescovo, abbiamo un cancelliere che ha 7 di stewardship, inghia. Amministrazione Ubaldo, 9, un maresciallo, sindaco Stefano, maresciallo, vassallo e cavaliere, vietato esemplare, interessante, 12 di stewardship. E Claudia, capo delle spie, solo 4 di intrigo, è un po' pochino, cacchio, è un po' pochino. Allora, relazioni religiose, ok, affari interni, affari esteri, aumenta l'opinione dei vassalli, non abbiamo problemi. Ubaldo, riscuoti le tasse, organizza l'esercito, dimensione organizzazione, ok. E lei invece fa interrompi i complotti. Perfetto. Il reame è questo. Possiamo fare ben poco, nel senso che per adesso abbiamo anche pochi soldi. Abbiamo un castello a Milano e anche a Como, che ci dà un po'. Come vedete, sviluppo 13 non è male. 13 su 100 è, insomma, una cosa gran cosa. Però dobbiamo, da qualche parte si dovrà pure iniziare. Quindi direi che possiamo partire. Ecco qua, un nuovo inizio. Con tutti i bagagli preparati abbiamo finalmente raggiunto il punto in cui possiamo iniziare il nostro viaggio da Lombardia alla nostra prossima destinazione in Torino. Man mano che ci allontaniamo, le nostre cavalcature iniziano a calpestare nuovi terreni, sono sicuro che torneremo presto tutti interi. Andiamo, let's go. E lo vediamo qui in mappa proprio che si sposta il nostro Alberto. Alberico, scusate, già il nome mi è sfuggito. Oh, e non è successo nulla. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla corte di Luigi II. Omaggio mortificato. Il servitore mi accompagna nella grande sala di Re Luigi II a Torino, dove gli siede sul suo trono in attesa di udire il mio giuramento. Vado ad inginocchiare davanti a lui, ma nella fretta inciampo goffamente, finisco i suoi piedi. Vabbè, ma dai, è un po' anche tu, Mi tiro su e faccio lo stesso giuramento con le guance rosse davanti alla corte riunita. I miei assistenti mi seguono, offrendo i miei ricchi doni al re. Davanti alla corte riunita, Luigi sogghigna apertamente dietro la mano, mentre la corte si riempie lentamente di risate. Ecco come sarò ricordato, non sarei mai dovuto venire. Ottieni soprannominato il goffo, ma no, ma come, partiamo bene, meno 150, cioè prendiamo 150 di prestigio e 50 di, cos'è, renown questo? Legittimità, oh shit, diventiamo illegittimi. Ti avvicina a formare la rivalità con il re. Però guadagniamo 25 in notorietà. Perde 10 di opinione di noi e 15. E ha guadagnato 50. Porca miseria, è stato un disastro, ragazzi. Su tutta la linea.
viaggio, un duello imposto. Un uomo imponente è in piedi sulla strada davanti a noi. Sono gli utenti. Ricordiamoci che è incazzoso, quindi noi siamo usciti da quella quote presi per il culo. Mi immagino come il nostro Alberico, detto il goffo, si stia sentendo. Sono gli Utbrand di Cremona. Ho sconfitto decine di uomini in combattimento. E onestamente, tutti questi combattimenti erano noiosi. Quindi eccomi qui, su questa strada, a cercare qualcuno migliore di me. Qualcuno da cui imparare. Se riuscite a battermi in combattimento, diventerò un servitore prezioso e fedele. Quindi, in questo giorno, chiedo di sfidare uno di voi in un combattimento leale. Ok? Non mi interessa... non ho che interesse né per voi né per un combattimento leale. Guadagniamo forse dello stress. No, perdiamo dello stress. Nessun iracondo. E dovrebbe essere il contrario. Tutto il tuo seguito calpesta di Utbrand. Ok. Potresti essere meno prezioso dopo la mia vittoria. Sfida maestria, ma siamo bassi noi in maestria. Lui quanto ha? Scusatemi. 11. Noi abbiamo 7. Altenulf, vi mostrerà come si fa. Altenulf ha 5 di maestria. Calpestiamolo. È morto? No. Non è morto, però ce l'abbiamo, è ferito, scusaci, l'abbiamo calpestato. Finalmente riacchiamo a casa, non c'è nulla di meglio che tornare in Lombardia dopo un lungo viaggio, bravo, dico sempre anch'io. Non vedo l'ora di riposare per un po' di tempo, ma richiamo nella strada ci invita sempre a proseguire. Il mio entourage riferisce che abbiamo viaggiato per 35 giorni e abbiamo attraversato 9 baronie. Ok. La reggenza è terminata, nel frattempo ho ottenuto qualcosa. Gran torneo di Reshal, attenzione. Che cos'è? I miei omaggi contro Alberico di Lombardia. Attenzione, un torneo. Sto organizzando un gran torneo a Sancerre. Inizieremo con la competizione tiro con l'arco, un'occasione per dimostrare a tutti le proprie abilità, ve lo assicuro, ma siamo cani come i cani. I premi saranno di buona qualità se l'opportunità di gloria personale non fosse sufficiente ad attirarvi. Firmato Re Claudio il Calvo della Francia Occidentale. Ti sei unito all'attività? Potresti non arrivare in tempo. Ah. Cazzo, 4 mesi. Non possiamo. Non possiamo. Quindi, niente. Dobbiamo educare un bambino? No, basta. Beh, oddio, nostro figlio, nostro secondo genito. Dobbiamo trovargli un tutore, in teoria. Sì, infatti. Troviamogli un tutore. Che non sono io. E qualcuno alto in erudizione. Il vescovo. Glielo diamo al vescovo, guardate. Glielo diamo al vescovo sperando che accetti. Allora, cosa possiamo fare come attività? Andiamo a vedere. Grande viaggio, costa un bel po' però. Matrimonio in grande. Siamo già sposati, organizzazione attività. Visita università, banchetto, funerale di chi? Ok. Battuta di caccia, potremmo andare a caccia. Non abbiamo i soldi di fare niente in realtà. Ma non possiamo fare nulla, quindi direi di togliere il passo di pausa, andare bel più 4. E a livello di espansioni, ragazzi, noi possiamo... Siamo un po' bloccati dal terreno impraticabile a nord, o meglio, a ovest e a est. A nord ci sono i grigioni, i grisons, la baronia di Sargon, con il conte... Ermenulfo di Grisons. E Ducato di Brescia è un po' più interessante, sinceramente. Quello di Pavia è intoccabile. Quello di Novara è di un principe vescovo. Quindi direi che non se ne fa nulla. La domanda è: ma ha accettato nostra figlia? Nostro figlio, secondo genito, è andato dal tipo? Ah, sì, è più 4. Adesso siamo anche ben voluti dal nostro vescovo. Nella corte più 4, perfetto. Meno 31, meno 15, meno 30, più 10. Miseria. No, c'è qualche cancelliere messo meglio? Vincenzo, cavaliere. Bellinzona, ma questo chi diavolo è? Sindaco, baroniere, Bellinzona. Dove si trova? È alla nostra corte.
Ah, ok, proprio la città di Bellinzona è dentro la contea di Como. Baronia di Varallo di Pombia, Baronia di Gallarate, Baronia di Milano, città di Monza. Ok, figo. C'è anche il suo stemma. Sindaco Stefano di Monza. Perché abbiamo questi valori così negativi, scusatemi? Vabbè, una contea in difficoltà. Questi sono tempi tumultuosi per la contea di Como. Arrivano continui rapporti che descrivono in dettaglio le terribili condizioni della zona e i contadini hanno iniziato a rimorare riguardo una soluzione alternativa. Attenzione, questo è pericoloso. Risolvi il problema personalmente. Gestione meticolosa, il mio stress aumenta di 20. Quanto abbiamo stress? 0 di 300. Aumenta le tasse? No, 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 no. Andiamo noi a risolvere il problema. Accumuliamo un po' di stress, ma non è un problema. Dicevo. Ah, Re Luigi II è sotto attacco da parte di Re Ludovico II Germanico di Franconia orientale. Il nostro re è in guerra. Noi siamo in guerra? Non siamo stati chiamati, nonostante siamo effettivamente. E forse ci chiamerà le leve, probabilmente ci romperà il cazzo per quello. Sindaco Stefano di Milano, perché abbiamo delle. Vassallo potente. Vincenzo di Bellinzona è dentro. Stefano di Monza? Eh sì, sono dentro tutti e due. Che cazzo vogliono? Perché è in negativo? Regno Breve, va tolto Regno Breve, eredità repubblicana. Oh shit, questo non lo toglieremo mai. Al di sotto delle previsioni di legittimità. Dobbiamo aumentare questo diavolo di legittimità, che purtroppo non so come si fa. Non so neanche da dove si vede in realtà. Stiamo rimettendo via un po' di soldi. Soldati sono 709. No, ecco qui che arrivano gli uomini. 2500 uomini. Astia, miseria. Aiuto. Allora, potremmo forse spendere la sovrattassazione causa banditismo. Ma perché? Lo so, ma non posso toglierlo. Il problema del banditismo è nato perché il livello di abilità amministrativa del nostro amministratore è scarso. Non lo posso togliere da qui, se no mi impicca questo. È un vassallo potente. Ed era pure una repubblica, un casino, ragazzi. Dicevo, possiamo eventualmente investire nelle nostre città in Milano? Sì, un edificio. Qua c'è tende di pelle. Mamma mia. Meno 10. Limite di rifornimento. Resistenza epidemia. C'è un castello. Motta. Che è Motta? Scusatemi. Questa piccola ma formidabile terrapino fa. Ah, una motta, un edificio. Ok. Cosa posso costruire? Gli ospi. No, c'è troppi soldi. Dobbiamo mettervi un po' di soldi, ragazzi. C'è poco da fare per migliorare. Monza. Per farla diventare una città di livello 2 sono un sacco di soldi. Un sacco. Dissenteria si diffonde. Ok. Come sotto assedio? Beh, giustamente. Insomma, ce la vengono a prendere. Ma pensa adesso devono venire a rompere i coglioni a noi. E noi non siamo in guerra. Oddio. Riconquista di Bari. Ecco, stavamo parlando del sud. Infatti. Sultanato, l'Impero Bizantino, l'Emirato e il Principato di Benevento con la Contea di Napoli e quello di Salerno, che sono in mano ad italiani. Si può fare più o meno, come tanto straniero, vabbè. Principato di Salerno, Conte Gregorio III di Napoli, che è pure lui straniero, Spartenos, Feri. Qua invece l'Emiro e qua invece c'è Basilio Basileios di Impero Bizantino. Macedone. Il problema qui è un altro in realtà. Non possiamo fare niente perché abbiamo 2000, circa 2000 uomini che ci assediano Como. E siamo letteralmente nella merda. Il nostro re ci sta lasciando letteralmente da soli. Come iniziare bene questa serie, no? Io direi, ragazzi, che possiamo terminare qui il primo episodio. Modalità di suggerimenti, consigli di controllo del basso. Lo so, lo so, il problema è questo.
Non sta impiegando. Ecco, Medicus lo cerchiamo, il Medicus. Il medico di corte. Salario mensile, però ci puppa un po' di soldi. E ci serve un'erudizione. Attitudine. L'attitudine è eccellente perché medico novizio sarà naturalmente medico novizio. Lo so. Folle zelota solo per il fatto che sia un folle zelota. Ma sinceramente non c'è nessun medicus che possiamo andare a chiedere. Controllo del. Ma non è più sotto il nostro controllo. Ragazzi, è un inizio veramente complicato. Abbiamo perso Como. Perché giustamente siamo letteralmente in guerra contro la Franconia orientale, dico tutta sta roba qua. Cosa vogliono? Rivendicazione franconiana. Detentore. Cosa vogliono? Cosa stanno attaccando? -8. Il problema è che per cosa. Lui l'attaccante, ma cosa vuole? Cazzo, c'ho 1.000 uomini. No, 1.000 uomini no in più, però. Regno d'Italia. Arrenditi pace bianca, imponi le richieste. E non so per cosa stiano facendo la guerra, perché è venuto a sediarmi qua, quindi ho un po' di paura. Detto questo, come vi dicevo, ragazzi, mi fermo qui. Se questo tipo di serie vi può piacere, lasciate un bel like al video, ragazzi. E il nostro piccolo ducato milanese comasco in difficoltà vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.